in una posizione dove ci sia della luce. Questa roba a destra, a sinistra. Uguale, dopo tanto ci dura un attimino da fare. Sa. Ci siamo? Quasi. Robi, Robi. Prova, prova, prova. Ci siamo, ci siamo. Prova, sì, sì, sei prova, sì, prova, sa. Bene, buonasera a tutti, benvenuti al Piazzale delle Terme di Peio. Oggi in questa serata è una serata importante perché, come potete vedere, qui sul palco ci sono delle luci di Natale. Perché? Questa è la prima delle due notti bianche che abbiamo in programma. Sono due eventi in due serate con diverse manifestazioni. La più importante oggi ci sarà la presentazione della squadra femminile e a seguire Los Locos Armandos che avete appena sentito. Domani invece una giornata e serata dedicata alla degustazione di prodotti locali, quindi siete tutti benvenuti in piazza ad assaggiare i prodotti locali, le delizie, lungo tutto il viale delle terme e qui nella piazzetta. Sempre domani ci saranno i Satomi Hot Night, quindi un altro gruppo e un'altra serata importante alle terme di Peio. Io direi di procedere, vi presento qui con me Gabriele Maio, chiamato Maio. Esatto, buonasera, buonasera a tutti, grazie per l'ospitalità e speriamo di raccogliere dei tifosi nuovi anche qui in Val di Sole, qui a Peio, tra i villeggianti. Mi raccomando, tifate Parma e soprattutto tifate il Parma femminile. Un forte applauso per Gabriele Maio, responsabile comunicazione Parma Calcio Femminile. Io direi di iniziare a chiamare qui sul palco quelli che sono gli ospiti della serata. Piano piano arriverà il clou, ovvero a chiamare le ragazze, ma iniziamo con gli enti sociali, più che sociali, comunali. Quindi direi di chiamare qua con noi l'amministratore delegato delle funivie di Peio, Simone Pegolotti, nonché responsabile al bilancio del comune di Peio. Un applauso a Simone. Buonasera, buonasera a tutti, felice di vedere tanto pubblico in questa serata importante per la Val di Peio, importante soprattutto per il Parma Calcio Femminile. Il presidente del Parma ha già enunciato 10 giorni fa, una settimana fa, quanto è importante per lui la squadra femminile. La squadra femminile è la prima esperienza e che noi siamo contenti di poter supportare con questo ritiro che abbiamo organizzato nella nostra bellissima località. Sono qui per fare un in bocca al lupo da parte del sindaco, dell'amministrazione in generale e dell'azienda promozione turistica a questa nuova realtà che è nata quest'anno in Serie A, perciò siamo felici di supportare con tutta la nostra organizzazione e ci auspichiamo veramente che ci siano dei grandi risultati, insomma. Grazie Simone. Una piccola domanda, visto che siamo un tema natalizio, notte bianca, abbiamo qua con noi le luci di Natale, gli alberi, gli impianti di funivia, quindi parlaci un po' di Peio. Ecco, Peio è una località storica, diciamo, nell'ambiente sciistico e nell'ambiente invernale, è una località che sposa la bellezza, come voi probabilmente avete già apprezzato, di stare nel Parco Nazionale dello Stelvio, la bellezza di poter arrivare a 3000 metri, che in questi giorni non guasta perché arrivare al fresco si sta bene, e abbiamo una realtà invernale che è diventata importante almeno quanto la parte estiva. Io sono direttore delle Peio Funivie, perciò la mia mentalità è sempre forse più impostata sulla stagione invernale, ma anche la stagione estiva sta diventando sempre più importante. La nostra prerogativa è quella di poter riuscire a sciare partendo da 3000 metri, arrivando fino qui in valle a 1400 metri con una pista unica di 8 km che fa 1600 metri di dislivello. Questa è una grande occasione, una grande opportunità e invito tutti a venire a provarci anche d'inverno, insomma. Ecco, la qualità alberghiera, la qualità del ricettivo è molto alta, il rapporto qualità-prezzo è ottimo, perciò saremo felici di ospitarvi anche durante la stagione invernale. Grazie mille Simone, un applauso a Simone Pegonotti, amministratore delle funivie di Peio. Quindi passata la parte comunale, se il Parma comunque è venuto in Val di Peio bisogna ringraziare comunque il comune, adesso bisogna ringraziare la parte pratica, quindi gli operatori che sono sul territorio ad aiutare questi ritiri.
chiamerei qui con me il vicepresidente del consorzio turistico Peio 3000, Mariano Veneri. Benvenuto Mariano, nonché gestore dell'albergo Domina, dove si trovano le ragazze in ritiro in questo momento. Bravissimo, grazie Michele, grazie a tutti per essere qui in questa bella serata, non è anche abbastanza fresca ma ci sta benone. Io porto il saluto di tutti gli operatori della Val di Peio, del nostro presidente, e vi ringrazio per essere qua questa sera. Operatori insomma che si impegnano sempre al massimo per farvi passare una vacanza piacevole in mezzo alla natura e in mezzo a tutte le bellezze che la nostra valle riesce a offrire sia d'inverno che d'estate. Abbiamo sposato in pieno questo progetto proposto in collaborazione con l'amministrazione comunale di ospitare il Parma Calcio qui nella nostra Val di Peio, sia maschile che femminile, e ripeto quello che ha detto un po' l'assessore al bilancio del comune Simone, che le parole del presidente sono state molto belle, molto importanti settimana scorsa proprio su questo palco, dove lui sottolineava appunto l'importanza anche della squadra femminile, di un progetto da portare avanti che sta prendendo sempre più piede in Italia, no? Quindi benvenute, grazie e in bocca al lupo per la vostra stagione sportiva che inizierà a fine agosto. Sempre sul lato pratico, abbiamo parlato prima del comune, che comunque l'impegno che ha avuto per far venire al Parma Calcio sia maschile che femminile, però adesso al lato consorzio, lato pratico, qual è la forza che ci vuole comunque per gestire un ritiro? L'impegno che ci deve mettere comunque il personale del consorzio e non? L'impegno è molto importante, questo sia per la squadra maschile che femminile. Ospitare un ritiro significa avere un'organizzazione coordinata, un'organizzazione di dipendenti come i dipendenti del nostro consorzio e anche e soprattutto di volontari che ci aiutano nel preparare il tutto nel minimo dettaglio e far sì che il ritiro diventi un'occasione per preparare al meglio la stagione calcistica che inizierà, insomma. Grazie mille Mariano, un applauso a Mariano, vicepresidente Consorzio Turistico Peio 3000. Grazie a voi e buona serata, buona permanenza qui in Val di Peio, grazie. Bene, lascerei la parola a Maio. Eccoci, bene, per far cosa? Come va, tutto dimmi. Bene? Sì, andiamo dai. A bere qualcosa? Sì, a seguire magari, prima a il seguire. Dovere, poi il piacere, ma anche questo dovere è già un piacere perché è veramente bello per noi. E dopo ve lo diranno i diretti protagonisti, io sono soltanto un modesto portavoce, però dobbiamo dire che siamo veramente entusiasti di essere in questa fantastica terra. Abbiamo apprezzato le bellezze su a Peio 3000, grazie alla funivia modernissima che ci ha portato in quota. Il giorno prima abbiamo fatto rafting, tutto questo perché durante il periodo del ritiro non c'è soltanto da sgobbare sul terreno di gioco, sul campo, ma c'è soprattutto da costruire il gruppo, e ci sta facilitando molto la presenza qui in Val di Sole, qui nel territorio di Peio. Tutti i comuni, tutte le frazioni che abbiamo toccato e che abbiamo potuto conoscere in questi giorni, quindi veramente grazie per averci dato questa opportunità. Io ahimè sono anzianotto, qualche ritiro l'ho fatto, ne abbiamo fatti diversi, e non è per piaggeria, per dire ci troviamo veramente bene. Grazie mille. Però il rafting l'hai fatto anche te, vero? Sì, l'ho fatto anch'io, quindi se l'ho fatto anch'io lo può fare chiunque, anzi lo consiglio un po' a tutte le famiglie. Poi magari ne parleremo con il mister tra alcuni istanti quando lo chiameremo. Tra l'altro ero sullo stesso gommone con lui e quindi abbiamo vissuto le esperienze insieme, e probabilmente quel che ho provato io l'ha provato anche lui. Io l'ho trovato veramente istruttivo per questo. Noi stiamo costruendo una squadra di calcio, stiamo costruendo una squadra che è il Parma femminile, la stiamo costruendo a tempo di record perché abbiamo la Serie A da circa un mese, poco più,
e bisogna funzionare tutti quanti come un orologio svizzero, come si suol dire, o comunque come succede nel nuoto sincronizzato, tutti assieme si fa parte di ingranaggi, non esistono individualità. L'importante è muoversi di gruppo. Nel caso del rafting, se non ci si muove di gruppo è un attimo avere qualche piccolo guaio, magari anche fisico. E lo stesso possiamo portarlo sul campo di calcio: se non ci si muove tutti assieme agli ordini di una guida esperta, brava, rapida, che sa esattamente tutto quello che c'è da fare, non si va lontano. Quindi non si è mai dei singoli, si è sempre di gruppo, e questa credo che sia una delle più grandi lezioni che abbiamo appreso in questi giorni qui in Val di Peio. Bene, certamente le attività collaborative, o comunque si interagisce uno con l'altro, non mancano in Val di Peio. Il rafting è solo uno degli esempi, manca solo camminare, andare in bici, restare in gruppo, tutte attività che comunque si possono trovare direttamente sul territorio. Io direi che possiamo andare avanti. Quindi cosa facciamo? Chiamiamo un po' qualcuno dei protagonisti? Io direi di iniziare a chiamare qualcuno. Attesa, è vero. Allora, io chiamerei subito la nostra club manager, che è Martina Capelli. Un applauso a Martina. Questo perché abbiamo parlato anche con gli altri ospiti in precedenza di quello che è il lato organizzativo di un ritiro. Martina ha dovuto mettere insieme l'esperienza di organizzare questo ritiro, ma lo ha dovuto fare anche costruendo questo grattacielo che è la Serie A femminile, cercando di dargli qualche fondamenta, perché senza le fondamenta, insomma, i grattacieli non stanno in piedi. Il tuo è stato un lavoro veramente notevole. Tra le altre cose, insomma, ha lavorato 24 ore su 24 o giù di lì. Comunque, insomma, alla fine, se tutto funziona come ha funzionato il ritiro di Peio, possiamo essere abbastanza tranquilli lato organizzativo. Poi lato sportivo ne parliamo con qualcun altro. No, per noi, parlo a nome del Parma Calcio Femminile, è un onore essere voce qua. Voce alta, avvicina bene il microfono, non avere paura, siamo qua tutti con te. Ringraziamo il comune e il consorzio per l'ospitalità, è la prima volta che nella stessa località viene ospitata la squadra maschile e la squadra femminile della stessa società. E aggiungiamo anche la squadra special, tra le altre cose. Assolutamente. Ricordiamo che sono stati a Peio anche i nostri ragazzi che partecipano ai campionati paralimpici. Niente, siamo una squadra nata pochissimo tempo fa, ma spiegherà meglio il direttore sportivo successivamente. E in questo inizio è stato importante l'aiuto di tutti, nel senso che in pochissimo tempo ci siamo trovati a costruire una realtà che partecipa al campionato di Serie A femminile, e abbiamo fatto e stiamo dando del nostro meglio, quindi speriamo di, insomma, realizzare una grande annata. Quanto è stato impegnativo? Da 1 a 100, 100. Da 1 a 100, 100 e basta. Abbiamo i tempi molto molto stretti su ogni aspetto, quindi dal punto di vista sportivo, dal punto di vista organizzativo. Siamo riusciti a mettere insieme tante giocatrici e uno staff completo al loro servizio, quindi siamo tutti a disposizione di tutti. Ultima domanda per te, tu hai fatto il salto, no, dal terreno di gioco alla scrivania, volendo potresti giocare ancora, perché insomma, non si dice mai l'età di una signora, di una signorina, ma ha soltanto 30 anni, quindi volendo potrebbe ancora giocare. Le doti ce le ha anche veramente tutte, hai girato il mondo, poi questa scelta di passare dall'altra parte della scrivania. Una grande scuola guida, quella secondo me di Giovanni Manzani in segreteria sportiva, credo che sia giusto ringraziarlo, no? Perché ha dato un po' di basi e poi hai spiccato veramente il volo nel giro di pochi giorni. Sì, sì, assolutamente. Giovanni mi ha voluto fortemente nel suo team e niente, il mio percorso calcistico è finito nel 2020, per me era arrivato il momento di svoltare pagina e volevo farlo. Quindi ho intrapreso un percorso, insomma, dal punto di vista manageriale, sono contentissima di essere qua oggi. Perfetto, grazie mille, resta qua con noi che... Sì. Una piccola cosa, questo è un piccolo retroscena con Martina.
Era appena uscita la voce che arrivava comunque il Parma maschile qui da noi, quindi era appena stato trovato l'accordo. Tempo mezzogiorno, non mi ricordo, circa un mesetto e mezzo fa, intervista del presidente in diretta dove dice che ha acquistato la squadra del Parma, quindi nasce la squadra Parma femminile. Neanche un'ora dopo mi chiama Martina. Chi è Martina? Quindi veramente in poco tempo, considerate un mese e mezzo fa, sono riusciti a costruire una squadra e a portarla in ritiro. Quindi complimenti, perché non deve essere stato sicuramente semplice in così poco tempo costruire una squadra praticamente da zero. Grazie. Quindi brava Martina. Grazie. E a tutto lo staff comunque del Parma. Un'ultima cosa, Martina, bravo. Non è finita, torna qua da me perché abbiamo un piccolo pensierino, quindi un piccolo omaggio da parte delle Terme di Peio, oggi qui vicino a noi sulla piazza. Quindi chiamerei qui con me Simona Labadia, dottoressa delle Terme di Peio, specializzata in medicina estetica. Un applauso a Simona. Allora, benvenuta Simona, anche te nuova comunque alle Terme di Peio, quindi la prima esperienza qui sul territorio. Due parole introduttive sulle terme. Buonasera a tutti, io sono il medico termale delle Terme di Peio, mi occupo di medicina estetica, di medicina termale e idrologia. E sono qui da giugno, quindi accompagnerò tutta la stagione estiva per l'assistenza alle cure termali dei pazienti che verranno sia in convenzione che a livello privato. Le Terme di Peio offrono una serie di trattamenti a seconda delle esigenze e alle caratteristiche dell'acqua. Qui abbiamo tre fonti, l'acqua è di tipo ferruginosa, adatta quindi alla fangoterapia, fangobalneoterapia che noi eseguiamo giornalmente a una vasta platea di pazienti, molto indicata per le terapie osteoarticolari. Poi abbiamo la fonte alpina, che consente di effettuare la terapia idropinica, quindi la terapia, la cura dell'acqua con caratteristiche depuranti, drenanti per l'organismo. E abbiamo anche la nuova fonte, che è appunto l'ultima entrata nella top 3 dei tipi di acqua termale, che è adatta alle cure idropiniche con scopo delle vie digestive. Oltre a questo abbiamo anche il percorso vascolare, abbiamo anche le cure inalatorie per tutte le vie aeree superiori, quindi un ampio spettro di terapie che possono usufruire e beneficiare tutti i nostri turisti e i nostri pazienti. Oh, grazie Simona, un applauso a Simona. Ho parlato prima di medicina estetica, quindi ti domanderei anche cos'è la medicina estetica? Sì, oltre a occuparmi di medicina termale sono anche un medico estetico, che è un compendio perfetto che si entra in sinergia con la medicina termale, in quanto oltre alle proprietà dell'acqua che assumiamo dall'interno, mi piace integrarle con dei trattamenti che vengono effettuati all'ambulatorio presso le terme. E effettuiamo quindi dei trattamenti che hanno lo scopo di andare a rivalutare e reimpostare la funzione della cute, quindi di rieducare la funzione cutanea sia del viso che del corpo, e molto adatta e come complementarietà con le cure termali. Quindi è un po' un filum continuum che abbiamo voluto proporre da quest'anno come novità, perché insomma è un po' una novità di questa stagione. Quindi non solo terme di benessere curative, ma anche estetiche. Assolutamente. Quindi, sì. Grazie mille Simona. Grazie a voi. Preparato il pensierino da dare a Martina. Grazie. Grazie a te Martina per l'impegno avuto. E grazie Simona. Non scendere Martina, resta qua con noi che adesso dovrai assistere a tutto il resto della serata. Bene, dopo aver parlato di quello che è il lato corporate, tutti i servizi aggiuntivi che hanno condivisi, che hanno potuto costruire l'esperienza del Parma in ritiro qui
a Peio, direi di chiamare il direttore sportivo Domenico Aurelio, che può salire sul palco, il quale, come dire, è il vero e proprio autore invece della costruzione della rosa che va via via sempre più completandosi di questo nostro Parma femminile. Il direttore sta salendo e raccoglie il meritato applauso. Benvenuto Domenico. Grazie. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, direttore, abbiamo 24 calciatrici in rosa, quindi insomma ci stiamo avvicinando piano pianino al roster completo, no? Perché abbiamo aggiunto un paio di calciatrici, abbiamo, diciamo così, il gruppo iniziale, abbiamo qualcuna che ha partecipato all'europeo, anche se ancora non l'abbiamo ufficializzata, ma qui insomma tra di noi in confidenza possiamo anche dirlo, magari senza fare il nome, non lo so, però ormai ci siamo, no? Sì, siamo quasi alla conclusione del roster, una squadra creata in poco più di un mese, per entrare in un movimento che si sta sempre di più espandendo in Italia, un movimento che è in crescita. E sono 24 calciatrici, e molto giovani, un mix fra di gioventù ed esperienza, e speriamo adesso di ottenere anche risultati in campo. Hai già dato un'occhiata sia sul campo sia dalle tribune, perché dalle tribune si vede meglio, su come sta costruendo la squadra il nostro mister, sei abbastanza soddisfatto, stai dando qualche suggerimento, consiglio, perché insomma alla fine la missione è importante. Diciamo che adesso stiamo un po' mettendo benzina nel motore, quindi si sta facendo parecchio lavoro atletico, diverse esercitazioni tattiche, però ancora il mister deve ragionare bene sul patrimonio che ha, però mi sembra abbastanza soddisfatto. E non c'è soltanto il terreno di gioco, ricordavamo che grazie alle opportunità della Val di Peio abbiamo avuto momenti di team building che sono altrettanto importanti che non il solo lavoro sul terreno di gioco. Lo dico anche a beneficio di chi ci sta seguendo magari da Parma sul nostro canale YouTube, mi era arrivato un simpatico video di un nostro tifoso che diceva che si era presentato un paio di volte sul campo e non vedeva le ragazze. Certo, perché quando non erano sul campo stavano facendo qualcosa di altrettanto importante, no? Appunto. Sì, abbiamo fatto rafting, un'attività molto molto utile soprattutto per farle conoscere, e creare coesione nel gruppo, perché come ho detto è un gruppo totalmente nuovo di 25 ragazze che non si conoscevano, e quindi oltre al campo sono anche importanti tutte le attività complementari, e il ritiro è un importante evento per creare coesione del gruppo. E infatti sembra che ci fermeremo un'altra settimana ancora. No, niente. No, torniamo a Collecchio. Torniamo a Collecchio, torniamo al nostro clima padano. Ai nostri 42 gradi. Esatto, invece stasera apprezziamo il fresco qui della Val di Sole, qui della Val di Peio. Grazie direttore, tu Grazie hai costruito mille. La squadra. Adesso però dobbiamo vedere se chi questa squadra poi dovrà portarla avanti, se è contento, se non è contento. Però intanto vedo che anche qua abbiamo un gradito omaggio, vero? Eh sì, sempre prodotti delle Terme di Peio, quindi anche per te Domenico dovrai per forza ritornare in valle. Non abbiamo avuto l'occasione di andare a provare le Terme di Peio, quindi creare un team building con le ragazze direttamente alle terme. Ci sarà l'occasione magari la prossima volta. Molto volentieri. Intanto grazie mille, un applauso al DS Domenico. Grazie mille, grazie. Grazie mille. Grazie direttore. E quindi abbiamo già svelato insomma chi sarà il prossimo a salire sul nostro palco. Chiamiamo l'allenatore del Parma Calcio prima squadra femminile, Fabio Ulderici. Vai Fabio! C'è chi costruisce appunto l'ingranaggio e chi questo ingranaggio assieme al suo staff, poi lo conosceremo, dovrà farlo funzionare. Allora come stanno andando queste prime sensazioni, le ragazze come sono, insomma svelaci un po' tutto. Beh, innanzitutto buonasera a tutti, grazie mille per essere qui.
Penso sia doveroso ringraziare anche tutte quelle persone che ogni giorno lavorano per noi e ci permettono di vivere veramente un ritiro importante, sereno e meraviglioso. Stiamo lavorando bene, stiamo lavorando in un clima sereno, penso che questo sia determinante. Come dicevamo prima, siamo un gruppo completamente nuovo e sappiamo bene l'importanza del ritiro, lo è per tutte le squadre, per noi forse ancora un po' di più, perché dobbiamo diventare gruppo velocemente, dobbiamo conoscerci e questa è la cosa importante, ma siamo sulla buona strada, sono molto contento, quindi stiamo andando bene. Quali sono questi segnali per poter dire che siamo sulla buona strada? Perché tu chiaramente hai l'occhio clinico per poterlo vedere, e come testimoniarlo a chi ci sta seguendo? Beh, sicuramente il fatto che le ragazze stanno bene insieme, penso che questo sia la base. Sono convinto che il gruppo sia determinante per il raggiungimento degli obiettivi sportivi, sia veramente la caratteristica principale, e questo è quello che vogliamo fare in questo primo momento della stagione. Bene, io direi di chiamare, resta qua con noi, tra poco credo che ci sarà un omaggio anche per te, anzi consegniamoglielo subito già che ci siamo, sempre delle terme, grazie alla dottoressa. Però vorrei mantenere la presenza qui del mister, perché chiamo il tuo staff e quindi insomma è giusto che stai qui a tenerli a battesimo i nostri amici. Allora io direi di chiamare il secondo allenatore, che insomma è Andrea Giannetti, insomma, che è un tuo storico collaboratore, giusto? Sì assolutamente, era con me l'anno scorso. Andrea Giannetti può salire sul palco, assieme a lui anche l'allenatore dei portieri Giuseppe Martino, anche lui è una tua vecchia conoscenza. Assolutamente anche lui. Poi abbiamo Marco Canolintas, che è il preparatore atletico, Giuseppe Morellato, preparatore atletico recupero infortunati. Ragazzi correte, mi raccomando, salite, che così riempiamo il nostro palco anche con la vostra presenza. Poi aggiungerei a questo punto Marco Lista, collaboratore tecnico, il match analyst Gianluca Turi. Poi passerei, speriamo di non scordare nessuno perché ho fatto qualche inversione rispetto alla scaletta, chiamerei il fisioterapista Pier Francesco Maffia, la dottoressa Ilaria Maserati, la nostra nutrizionista Federica Miozzi. E soprattutto adesso vorrei un forte applauso per il nostro magazziniere, che è Accursio Chiariello. Allora è uno staff allargato, mister, perché oltre ai tuoi storici collaboratori abbiamo voluto aggiungere tutti coloro che appunto collaborano alla riuscita, in questo caso del ritiro, e poi il nostro auspicio dell'intera stagione. Sì, assolutamente, uno staff allargato, io sono molto contento delle persone che lavorano con me. Io penso che, come dico sempre, la fortuna degli allenatori siano le giocatrici e lo staff, e io mi sento veramente molto molto fortunato quest'anno, quindi sono contento. Perfetto, rimanete ancora qua perché vorrei che faceste anche voi un grandissimo applauso ad una persona che ci sta dando un fortissimo aiuto in questa fase iniziale della nostra stagione. Chiamiamo qui una new entry del Parma Calcio, alcuni invece erano altre presenze già con noi in altri versanti, in altri settori. Chiamiamo la team manager Elisabetta Ferrari. Vieni Elisabetta, pensavi che non accopparti come si dice. Pensavo mi avevi dimenticata. Pensavi questo, pensavi male invece, cioè come vedi abbiamo invece voluto dedicarti un'attenzione particolare. Allora, come sono questi primi giorni di ritiro? Bene, un po' complicati, però mi sto divertendo molto, il gruppo è fantastico, sia lo staff che le giocatrici, e ci stiamo divertendo molto, sì. E tu sei all'esordio assoluto, vero, con questo tipo di attività, perché recentemente hai terminato un percorso? Sì, ho terminato il mio percorso con il master, la mia prima esperienza, e sono contentissima di essere qui con voi.
lei ci sta tempestando sulle nostre varie chat, perché ce n'è più di una, per darci tutte le notizie, tutte le informazioni del caso, per costruire la nostra giornata nel migliore dei modi. Noi siamo abbastanza obbedienti, rispettiamo abbastanza. Sì, sì, sono io il vostro incubo ogni giorno, dalle 7 alle 24, su ogni chat. Perfetto, grazie mille quindi anche alla nostra team manager Elisabetta Ferrari. Maio, abbiamo un pensierino, sì, anche per Elisabetta, non poteva mancare anche lei. Esatto. È lei che la mattina ci sveglia alle 7 a mandare i messaggini. E ci dà la buonanotte. E ci dà la buonanotte, soprattutto verso le 2 o le 3 di solito arriva l'ultimo messaggino. Esatto. Io prenderei ancora un attimino, perché prima di far salire la squadra avrei il piacere di chiamare due persone che per noi sono molto importanti. Come ben sapete abbiamo passato 2 settimane, 10 giorni col Parma Calcio maschile e poi con quello femminile. Abbiamo detto che come consorzio l'aiuto fondamentale è un aiuto di volontari. E oggi vorrei chiamare qui con palco con me, ringraziare 2 persone che sono state sempre al campo a dare una mano, a disposizione mattina, pomeriggio, quando ce n'era bisogno. Li ho visti nel pubblico prima, quindi vorrei chiamare qui con me Pierluigi Pederniana e Giuliano Corrias. Per piacere salite sul palco, un applauso. Era dovuto, loro sono un braccio destro, sono 2 pensionati ma hanno veramente la volontà dei ragazzini. Danno una mano al campo, 7 giorni su 7, a tutte le ore, se c'è da bagnare, se c'è da tagliare, tutti i tipi di lavori. Quindi vorrei ringraziare anche voi, venite qua in centro. Giuliano, lui è un tifosissimo del Cagliari. Gli è dispiaciuto veramente molto che è cambiata squadra, però adesso ha detto che cambierà il tifo, giusto, inizierai a tifare Parma anche te, forza Crociati. Prima Cagliari, dopo Parma, specialmente femminile. Mi sembra giusto. Cagliari maschile, un applauso Parma dopo. Femminile, no? Facciamo così una par condicio, il primo posto Cagliari maschile, poi Parma femminile. Certo, certo, giustissimo. Perfetto. Quindi dopo Giuliano anche Pierluigi. Io tifo Milan da sempre, ma naturalmente Parma maschile e Parma femminile. Bravo. Volevo dire, fare un complimento a queste ragazze, perché in questi 7-8 giorni che sono qua le ho viste veramente agguerrite e impegnate, e penso che sia già una buona squadra. Un forte applauso, grazie. No, restate pure qua con noi. State qua. Ormai con siete noi, parte dello staff. Secondo me vi portano a Parma, perché saranno anche stufi di vedervi tutte le mattine. Che il nostro palco è ampio e disponibile, anche per adesso dobbiamo far salire un po' tutte le ragazze a corso. Allora invito lo staff magari a radunarsi tutto su questo lato, così lasciamo spazio al team. Bene, a corso un saluto al nostro pubblico. Un saluto, niente, vedi, dopo si distrae, cade. Un saluto, un attimino. Vai. Fuori scena. Volevo rubarti il microfono un secondo per fare, intanto vedere tanti giovani che si occupano di questo, di tutte queste iniziative è molto importante e anche stimolante da parte di un'amministrazione pubblica, ma anche in generale. Volevo però fare, lasciami il tempo di farlo, i complimenti al nostro Michele, che è stato impegnato per 10 giorni veramente tanto, sia per seguire il Parma maschile, ma poi mi dicono molto impegnato a seguire il Parma femminile. Strano. Perché mi dicono che tutte le sere a cena con le ragazze sono delle atlete. Michele, lasciale in pace, occupati del lavoro, bravo perché hai fatto un grande lavoro, ma lascia in pace questa ragazza, insomma. E allora queste ragazze, dovuto, questo gruppo vuole esserti riconoscente. Adesso c'è una sorpresa, perché noi abbiamo avuto così il nostro piccolo omaggio. Però Martina, cosa succede in questo momento? Consegniamo una maglia crociata autografata da tutte le ragazze del Parma femminile a Michele. Volevamo ringraziarlo in maniera particolare. Grazie. Tutto l'aiuto e il supporto di questi giorni. Perfetto, qua al centro, così facciamo anche una bella foto mentre consegniamo la maglia crociata, fonte retro, chiaramente facciamo vedere entrambe. Vabbè, dietro le firme sono sul davanti, allora niente, è sufficiente il fronte in questo caso senza il retro. La nostra fotografa Francesca
ha immortalato questo momento, c'è anche il bacino di rito e quindi una maglia l'abbiamo piazzata. Ne abbiamo anche una seconda, Martina, per caso, perché la regia mi dice che forse abbiamo un secondo cadeau. No, volevamo ringraziare in concomitanza anche il comune per averci ospitato comunque nella Val di Peio. Bene, e quindi... Siamo onorati, grazie, la metteremo in bacheca, insomma. Però perché... statemi qua al centro che vi possa fare la foto, perfetto. Io intanto, oltre a ringraziare Francesca Bocchia per le foto, ringrazio anche Franco Ricci, coach 6100, che ci consente la trasmissione in diretta streaming, in modo tale che possa essere visto in tutto l'orbe terrarum la nostra serata di questa sera. Siamo arrivati al momento clou, dici? Oppure dobbiamo... È il momento di salutare tutti, giusto? Andiamo a casa? Sì, andiamo a casa. Sì, dopo due settimane di ritiro devo andare in vacanza, mi serve vacanza. Va bene, tanto la maglia da mettere ce l'hai, quindi sei a posto. Va bene, dai, cosa facciamo? Partiamo? Io direi che partiamo. Ragazze, siete pronte a salire sul palco? Un forte applauso prima di iniziare a chiamare le ragazze! Le chiameremo per reparto, ma le chiameremo una ad una in modo tale che potrete vederle e le svegliamo per la prima volta in assoluto. Allora, iniziamo con i portieri, chiamo Alessia Capelletti. A seguire ci sarà anche Gloria Ciccioli, venite ragazze. Poi ci sarà Matilde Ravanetti, vieni, non nasconderti, stai qua vicino a me che mi devi assistere. Allora, è arrivata Gloria, Matilde Ravanetti e anche la nostra Rebecca Tinti. Questo è il gruppo delle quattro portiere, che detto così potrebbe sembrare quello delle auto, invece no, sono portieri, insomma, di una squadra di calcio. Senti Alessia, così mi dai una mano, perché io non ho ancora imparato una cosa, ma come funziona il campionato femminile? Cioè, scusami l'ignoranza, io purtroppo è la prima volta che me ne occupo, si fa per dire, questa è soltanto una volgare finzione scenica, però spiegaci come funziona il campionato femminile il prossimo 21. Allora, ci saranno 10 squadre in questa Superlega e ci sarà andata e ritorno, e alla fine dell'andata e del ritorno ci saranno le prime 5 squadre che lotteranno per lo scudetto e le ultime 5 che lotteranno per non retrocedere. Ho capito. Quindi, facendo un ragionamento, ipotizziamo che noi vogliamo salvarci, ipotizziamo, perché adesso, come dicono i nostri dirigenti, i tecnici eccetera eccetera, insomma, questo è un primo anno, non dobbiamo volare troppo alto, insomma, un anno di costruzione, poi successivamente vedremo come andrà a finire eccetera eccetera, ma per salvarsi, giusto, come bisogna piazzarsi? Almeno quinte, per provare a salvarsi subito senza dover rischiare di lottare successivamente. Quindi la vera salvezza è il quinto posto, tu dici? Sì. Vabbè, comunque noi ci accontentiamo di salvarci, però teniamo presente questo insegnamento, perché giustamente è importante anche questa cosa qua. A voi non chiedo niente, quindi mettetevi il cuore in pace, che per voi è già andata. Bene, ringraziamo le nostre quattro portieri, Alessia Capelletti, Gloria Ciccioli, Matilde Ravanetti e Rebecca Tinti. Tra l'altro i tifosi parmigiani, che sono sempre molto ironici, giocavano un po' su qualche cognome, Capelletti aggiungendo una pia a Parma, tu sei cremonese quindi insomma sai perfettamente cosa sono i Capelletti, voi non so se li chiamate Marubini, Marubini. Ciccioli, noi ti chiamiamo Ciccioli come giustamente è la pronuncia che ci hai suggerito, però a Parma ci sono i Ciccioli che insomma sono un'altra delizia alimentare. Poi c'era che aveva aggiunto Ravanetti, questo perché poi nessuno aveva ancora scoperto Rebecca, che abbiamo aggiunto proprio nelle ultime ore. Bene, grazie alle nostre quattro portiere, io direi di passare anche ai difensori. Mi raccomando, salite sul palco in rapida successione. Arianna Acuti. Sara Caiazzo.
Daniel Cox, Anna Jelencic, Giovanna Maria Ferreira, Maya Cruz, Maya, solo Maya, che suona bene, quasi come solo Maya è sottoscritto, e Erika Santoro. Chi? Erika Santoro? Qual è Erika Santoro? Si faccia vedere, dov'è? Ah, infatti non la vedevo. Mancava Erika pezzo. Santoro, ciao, ben arrivata in ritiro a Peio, mi hanno detto che vuoi salutare il nostro pubblico, vai, saluta. Ciao a tutti. Solo questo volevi dire, vuoi aggiungere qualcos'altro? No, posso così, sono molto timida. Sì, molto timida. Sì. Bah, dice lei, quindi noi ne prendiamo Maio, atto. Maio, pensa sì. Che prima hanno detto che si offriva guarda. Volontaria sì. Per il karaoke. Non glielo facciamo fare, però era l'indicata, la prima persona indicata per il karaoke, esatto. Vabbè, allora dopo poi se avete pazienza per il karaoke, vediamo cosa succede. Va bene, chi faccio parlare quindi dei difensori? Vediamo a chi tocca. No, amica mia, tocca a te. Tu sei la portoghese brasiliana, eccetera, eccetera. Sì, però va meglio che una italiana parli. No, parla tu, perché altrimenti dopo dicono, è facile, tu intervisti sempre quelle che parlano in italiano, tolto che lo parli molto bene, anche tu l'italiano, quindi siamo abbastanza a posto. Senti, tu sei portoghese, però hai giocato in Brasile, parlaci un po' di tutte queste tue esperienze internazionali che possono essere utili a tutta la squadra, grazie appunto alla tua alta esperienza. Bueno, io ho vissuto 15 anni in Brasile e il campionato in Brasile è troppo forte e penso che l'esperienza che ho tenuto in Brasile posso aggiungere a questo gruppo. Va bene, molto bene. Brava! Quindi il portoghese ha giocato in Brasile, però fa il difensore e non fa diciamo, il numero 10. Mister, possiamo fidarci quindi di chi gioca? Sì, assolutamente, a parte che parla benissimo l'italiano, in un mese l'ha imparato, quindi... Ah, in un mese solo? Sì. No. Prima esperienza italiana, giusto? Già l'anno scorso era qua, l'anno scorso. È arrivata a gennaio. Prima presenza e mezzo, prima annata, vedi, mi è venuto in aiuto il mister, il 2023. È la prima annata completa questa qui che fa. Perfetto, va bene. Voi non offendetevi se non vi faccio parlare, ho fatto parlare lei, ne prendo una a caso una volta ogni tanto, eccetera, eccetera. Un applauso ai difensori! Che sia l'ora dei centrocampisti, dici? Passiamo ai centrocampisti. Va bene, sempre in rapida successione, invito a salire sul palco, quasi sempre in ordine quasi alfabetico, quasi, perché prima secondo me abbiamo fatto una mezza inversione, comunque pazienza. Chiamerei Bianca Giulia Bardin. Alice Benoit, Emma Enrico, adesso qua diventa quello difficile, Nitz Farley, sì, spero di averlo detto giusto, ho fatto diverse ripetizioni, Gemma Puntoni, Aurora Raimondini, Ludovica Silvioni, e Lucia vai tu caiti te, ok? L'ho detto quasi giusto? Ci siamo? Bene, allora chi possiamo sentire qua? Mi sembra di essere come il professore a scuola quando estraeva a sorte chi doveva parlare. La stessa espressione di come... Che sei bellissimo stasera. Grande, grazie. E poi vuoi aggiungere qualcos'altro? No, niente. Bene. Lei è veramente sempre molto gentile con me, quindi va bene. Allora ti risparmio l'interrogazione. Tu sei Alice? Elise? Sei tu? Sì, Alice quindi, detto all'italiana. Senti, tu sei francese, però l'italiano lo parli benissimo. Me ne sono accorto così facendo qualche piccola esperienza video. E dall'alto della tua esperienza, tu hai tantissimi interessi eccetera eccetera, un minuto 45 secondi, il microfono a tua disposizione per dire quello che vuoi. Vale, saluta tutti. Difficile questa. Ciao a tutti e non so cosa dire, scusami.
fai vedere, io ho detto che tu sai perfettamente l'italiano, non mi fa fare brutta figura a questo punto, fai un discorso, tieni una orazione. Allora, obiettivi. Obiettivi è creare un gruppo, perché siamo tutte nuove, e come lo stiamo facendo ora bene, e poi vedremo sul campo. Penso che abbiamo un bel gruppo per fare qualcosa di bello, però penso che è troppo presto per parlare di obiettivi, secondo me. Infatti obiettivi era solo per farti dire qualcosa. Abbiamo citato più volte le bellezze qua del territorio, l'esperienza del rafting. Ti ha lasciato qualcosa? Sì, avevo un bel gruppo. Non abbiamo parlato tanto in realtà, però ci siamo divertite, quindi... era un bel momento per tutte noi. Va bene, paurissima nessuna, immagino, no? Niente, tutta un'esperienza tranquilla, si poteva fare. Va bene, grazie centrocampiste, grazie cervelli assortiti della squadra che fate ragionare tutto il resto del reparto, non me ne vogliano tutte le altre, eccetera, eccetera, però dopo non si sa che uno dice, ah, ho detto che è il cervello, eccetera, eccetera. Bene, un applauso a tutte le centrocampiste. Brave. Io domanderei al motore della squadra di spostarsi leggermente più sulla sinistra, così facciamo spazio agli attaccanti. Allora, gli attaccanti che hanno il delicato compito di fare tanti gol, ognuna di queste ragazze che chiameremo mister dovrà andare in doppia cifra, ognuna di queste, quindi quante sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, almeno 60 gol. Ma 60 gol anche sono tantissimi però, quindi serviranno... Vanno bene? Poi serviranno anche gol però da altri reparti. Centrocampista, chi c'è che segna, che ha il vizietto del gol? Nessuna? Mi raccomando che il mister conta anche su di voi, se lo fanno venire. Che pensi ti? Va bene, attaccanti siete pronti a salire? Bene, iniziamo con... Io direi Maria, direi, però dopo poi qualcuno mi dice no, ma di Maria. Vabbè, comunque Maria Banusic, Michela Cambiaghi, Melania Martinovic, Chiara Micheli, Valeria Pirone e Giulia Verrino. Siete già arrivate tutte? Fatevi vedere attaccanti, mettetevi qui davanti, dopo poi raggiungerete le altre per quella che sarà un tentativo di foto di gruppo, non tentativo nel senso che non è brava la nostra fotografa, quanto tentativo perché siete veramente tante. Chi possiamo sentire degli attaccanti? Lei? Martinovic, cos'è Martinovic? Manusic. Ho sbagliato la pronuncia, forse? No, giusta. Data giusta? Però lei sa due lingue, quindi secondo me... Lei sa due lingue. Sì. No, allora, facciamo un giochino simpatico. No, perché altrimenti dal punto di vista, tu vuoi fare sempre il protagonista, tu, figliuola, fai una domanda a lei e lei risponde a te. Vai. Siete state pregate. Qual è la tua canzone preferita? Andrea Bocelli, Time to Say Goodbye. Brava! E dopo poi chiamiamo il nostro gruppo e gliela facciamo suonare e così, eccetera, eccetera. Va bene, avete sentito l'obiettivo minimo di gol che vi abbiamo chiesto? Oh, almeno una decina a testa, dai, ci siamo. Chi è che ne vuol fare di meno? Nessuna, Chi è che ne vuol fare di più? Nessuno, vabbè, 10 per 6, 60, poi chi non rispetta, mi raccomando, vedremo cosa succede. Va bene, a questo punto le avete conosciute tutte, meriteranno o no un applauso le nostre portacolori incrociate? Porta applauso per le giocatrici del Parma Calcio Femminile. Bene, io direi di organizzare per fare una bella foto di gruppo, assolutamente, giusto? Sì. Perfetto, Francesca vince a dare tutte le indicazioni del caso per come vuoi che ci sistemiamo. Io però prima direi ringraziare il pubblico. Sì. Di ringraziare il pubblico perché comunque senza di loro non sarebbe stata una serata così. Quindi prima di darvi la buonanotte, perché poi la serata è ancora lunga, comunque suoneranno in Los Locos Armandos
Quindi intanto vi ringrazio. Parte la foto di gruppo e dopo ascoltiamo tutti lo Slocos Armandos, quindi la serata continua.